Il progetto Distretti Culturali nasce da un'idea di Fondazione Cariplo per promuovere il patrimonio culturale e lo sviluppo economico in Lombardia e nelle province di Novara e Verbania. Un distretto culturale è un territorio in cui sono presenti numerosi beni culturali e ambientali, servizi e attività produttive in sinergia tra loro. Per lo sviluppo di un distretto occorre una stretta collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Così si integra l'offerta culturale con le infrastrutture e l'economia locale. I distretti contribuiscono allo sviluppo economico del territorio, obiettivo condiviso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo che collaborano alla realizzazione del progetto. In seguito ad uno studio preliminare, nel 2007 Fondazione Cariplo ha selezionato attraverso un bando 11 territori in cui verificare, mediante studi di fattibilità, la presenza di condizioni istituzionali ed economiche favorevoli per lo sviluppo dei distretti, promuovere le partnership tra soggetti pubblici e privati e accompagnare i territori nella pianificazione. Fondazione Cariplo ha quindi individuato 6 territori in cui realizzare i distretti culturali, assegnando a ciascun distretto un contributo fino a 4 milioni di euro, a fronte di un cofinanziamento almeno dello stesso valore raccolto sul territorio. Nel 2009 è nato il primo distretto culturale della Valle Camonica, cui hanno fatto seguito altri 5 distretti nelle province di Mantova, Cremona, Monza e Brianza e Sondrio. Percorrendo le strade dell'Oltrepò mantovano, ci si imbatte in immense campagne, borghi, cascine, aziende agricole e innumerevoli ponti che attraversano gli argini del grande fiume. Acqua e terra in questo distretto convivono in armonia. I grandi impianti di Sermide, Revere e Moglia sono la testimonianza più evidente della grande opera di bonifica iniziata nella seconda metà dell'Ottocento, anche se ancor prima furono gli Etruschi e i Romani a intervenire su queste terre, seguiti dai monaci, che ripresero con vigore l'opera dopo circa 5 secoli di pausa. Testimonianza eccellente di questa presenza è l'abbazia benedettina di San Benedetto in Polirone, fondata nell'anno 1000 dalla famiglia dei Canossa, per lunghi secoli padroni incontrastati di queste terre. Il legame tra l'uomo e la natura in questa zona si è consolidato e rafforzato nei secoli. La presenza del fiume Po ha influito sulla storia dell'uomo, contribuendo alla nascita di attività legate alla coltivazione della campagna e al controllo del fiume, che insieme alle tradizioni popolari hanno plasmato la cultura locale. Il distretto culturale dell'Oltrepò mantovano, Dominus, trae la sua originalità e la sua forza nella valorizzazione dell'identità e della cultura di queste terre, legate all'Italia agricola e industriale del primo Novecento, ma anche all'architettura razionalista, al premio Suzzara e alle testimonianze della Seconda Guerra Mondiale. Il progetto del distretto Dominus persegue 3 obiettivi. Il potenziamento del nascente sistema del gusto attraverso la valorizzazione dell'offerta agrituristica, lo sviluppo di nuove imprenditorialità per diversificare il tessuto produttivo locale, la promozione di questa cultura rurale e del paesaggio agricolo, sintesi perfetta di un equilibrio sostenibile tra uomo e natura. Integrare cultura ed economia. Progettare e realizzare i distretti. Questo è il modello innovativo di Fondazione Cariplo per la gestione del patrimonio culturale.